Ecco, adesso siamo in diretta. Siamo in Bene, diretta. sono contenta. Ce la stiamo facendo, cioè più che altro ce la sta facendo il mio collegamento. Aspettiamo 2 minuti perché sono le 19, adesso 19:01. Aspettiamo 2 minuti che le persone si colleghino e poi andiamo. Infatti, è arrivata la comunicazione, Laura Pompeo è in diretta ora. Ah, bene, ottimo. E allora insomma tra un po' lo vedranno. Ho cambiato orario, hai visto che perché io Sì, l'ho fatte, sì, le ho fatte tutte alle 18:30 e non volevo poi modificare perché in corso d'opera, perché comunque insomma eravamo abituati così, eccetera. E poi invece, visto che questa è un'altra serie, ho pensato che si poteva fare. È vero che le 19 ci sono molte, ci sono comunque più dirette, però è un orario anche forse più comodo per la gente, no? Quando torna a casa. avuto un bel successo comunque, bella questa iniziativa, sai? Molto bella. Grazie, sono contenta. No, no, ma infatti, ma ti dico, principalmente proprio mi diverto io e quindi e poi piace, ha avuto molto successo e quindi mi fa piacere, insomma, è un bel rimando e quindi sono contenta di ricominciare con te. Poi viene anche in radio, Sì. Bene, inizio a salutare, si sono collegati Lorenza Pininfarina, ciao Lorenza, Maurizio Cagliero, ciao Maurizio, buona serata, sono contenta di riprendere e anzi adesso ricomincio seriamente, quindi buonasera a tutte e a tutti cari amiche e cari amici, è un piacere di nuovo essere qui con voi, spero che abbiate trascorso intanto serenamente questa pausa estiva, che vi siate riposati, che vi siate rilassati. Ce n'era bisogno dopo questi mesi non semplici che abbiamo vissuto. Oggi ricomincia la seconda serie di appuntamenti online da casa con. Siamo partiti con la prima serie a metà aprile, abbiamo fatto oltre 40 incontri, 47, 48 da aprile all'inizio di agosto, nel periodo della segregazione in casa, incontri da casa, non a caso. Come dico sempre, incontri che hanno suscitato molto interesse per gli argomenti trattati, per gli ospiti che conversavano con me, con noi qui, confluiranno in una pubblicazione che è ora in lavorazione, tutti quanti, e quindi insomma si prosegue anche sulla prima serie, però proprio la grande attenzione dedicata agli appuntamenti in diretta da casa con, che mi ha fatto molto piacere e se ne parlava adesso con l'ospite di questa sera che a breve vi presenterò, ha avuto anche un grande riscontro innanzitutto da parte del, per quanto riguarda la considerazione di cui vi sono grata da parte vostra e questa è la cosa più importante, ma anche da parte dei media e saluto il giornalista di Torino Oggi, Massimo De Marzi, che appunto mi ha definita qualche settimana fa proprio per il grande successo di questa trasmissione, chiamiamola così, Regina dei Social. Questo, anche questo mi ha suggerito di continuare questo progetto che mi appassiona, soprattutto mi appassiona moltissimo, mi fa piacere dialogare con gli ospiti, mi fa piacere scambiare opinioni con voi che seguite da casa, che commentate. Anche questa serie sarà ricca di ospiti molto interessanti, piena di spunti, è un po' diversa dalla prima nei contenuti. Si terrà 2 volte alla settimana, anziché tre. Diminuiamo, come si dice, cerchiamo di rarefare leggermente gli incontri, di radare gli incontri. Saranno 2 giorni alla settimana, mercoledì e sabato alle 19. Mi raccomando, alle 19, non alle 18:30. E ci troviamo in un periodo in cui si intrecciano complesse misure di rilancio economico, prescrizioni di comportamento alle quali ci dobbiamo sempre attenere, anzi.
deve essere massima l'attenzione in questo periodo, lo sappiamo perché i dati non sono sempre rassicuranti, si stanno per riaprire, ce lo auguriamo con tutto il cuore tutti, le scuole. Nel frattempo sono cambiate le nostre abitudini, abbiamo capito anche forse quali sono le cose per ciascuno di noi irrinunciabili. In ogni caso, anche nei momenti peggiori non siamo mai stati chiusi al mondo, agli altri. E questa serie, anche questa seconda serie, anzi questa seconda serie, proviene dall'esperimento nato durante il periodo peggiore della pandemia, ma superata questa, l'idea appunto di questa seconda serie è proprio quella di consentirci di guardarci intorno per interpretare il presente e il futuro. E quindi con la modalità che la situazione precedente, ma utile anche nella situazione presente, ci suggeriva con queste conversazioni, ho pensato, come sapete, di invitare persone che per vita e per mestiere possono essere attenti osservatori e portatori di opinioni utili e anche di consigli, per aiutarci ad avere un'idea di cosa ci si prospetta. E questa sera, non per caso, è con noi, e lo saluto e lo ringrazio, il maestro Luigi Antinucci. Ciao Gigi, buona serata, Ciao, benvenuto. Non volevo grazie. sentire Luigi o Gigi, e quindi la lingua si è arrotolata. Luigi di battesimo sui documenti, Gigi per gli amici, quindi. Grazie, benvenuto. È sempre un piacere incontrarti di persona e anche così a distanza. Il maestro Luigi Antinucci è musicista, compositore, conduttore di Radio Reporter Torino e molto altro che ci racconterà. Intanto saluto, se mi consenti un attimo, Gigi, Aldo Pagliasso, Alessandra Aiello. Ciao Aldo, ciao Alessandra. Ciao, d'accordo. Silvia Lanza, ciao Silvia, Mimmo Cuzzocrea, ciao, grazie, Elio Draicchio, Tiziano, Carlo Amerio, Giusy Galluzzo, insomma sono tanti sempre gli amici che ci seguono, mi fa piacere rincontrarli qui e rincontrarli molti, con molti ci siamo visti per fortuna anche di persona in queste ultime settimane. E chiedo sempre agli amici se hanno piacere di condividere questo video e quindi grazie anche per questo. Gigi, come sei Eccomi. partito e cosa c'è di diverso oggi nella tua professione rispetto a prima, ovviamente mi riferisco al momento, a questi mesi che tutti abbiamo conosciuto. Quali sono le differenze più significative del tuo lavoro? Dunque, la cosa che ho notato. Cioè sono due esattamente, no? Perché da una parte c'è proprio un discorso di pensiero, no? Ho notato che il lockdown, quello che è successo, per assurdo ha molto rivalutato il discorso dell'arte, proprio perché probabilmente nella nostra quotidianità spesso non ci facciamo caso, cioè la musica, il teatro, queste cose rimangono, diciamo, quasi spesso anche un'abitudine, un modo di l'intrattenimento. È un po' quello che succede anche nei sentimenti, secondo me, no? Le cose veramente importanti, poi alla fine, quando ti accorgi che erano immense e indispensabili, quando hai la sensazione di perderle. C'è l'assenza, dico, ma però c'è. Perché le cose che riescono non soltanto ti piacciono, ma ti entrano dentro e riescono ad entrare proprio a far parte della tua vita, è un meccanismo probabilmente anche spontaneo, le dai per scontate, fino al momento in cui senti che stanno andando via. E quindi l'assenza valorizza questo non poterci più incontrare, questo non, perché soprattutto la musica, poi oltretutto parlo molto della musica dal vivo, non tanto di quella creativa, perché anzi, da quel punto di vista, almeno la mia esperienza personale è stata persino
importante e molto creativa, perché in quei mesi ho messo su un'altra radio sul DAB, ho messo su altri progetti, sia live che discografici, eccetera. Però nel momento in cui ti manca l'opportunità del pubblico di poter, cioè, è una cosa veramente bruttissima. Poi il mondo del lavoro, poi anche della musica, come ben sai, si tira dietro tantissimi mestieri, perché non è soltanto l'artista, sono i musicisti che chiami con te a suonare, sono il tecnico luci, il tecnico audio, la gente. Quelli che tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita dello spettacolo. E ho notato proprio che insomma, il malumore, insomma, e anche un po' la disperazione, no? Perché adesso vedi, comunque faremo anche, ha ripreso il lavoro in qualche modo, però avere un teatro di 200 posti e dover rinunciare a due terzi e accontentarsi di 80 sedere, comunque non è bello, no? Cioè, è una cosa No, veramente lascia, è tremenda. è pesante Per me, per gli artisti, per gli organizzatori, per tutti certo. sicuramente. Scusa se ti interrompo, non ho ricordato di dire prima quando ti presentavo, me l'hai fatto venire in mente parlando della creatività e della creazione, che tu sei anche cantautore, un bravissimo cantautore. Io, diciamo, sono una persona che dico che lavoro con la musica. Noto che comunque, essendo un autodidatta, e quindi non ho avuto da una parte la fortuna, dall'altra poi ho capito col trascorrere degli anni che effettivamente poi invece aveva stimolato ancora di più il mio lato creativo, il fatto di non avere fatto un percorso accademico come il conservatorio, eccetera, ma ho imparato tutto da solo. E allora ho cominciato proprio a prendere la musica con un discorso molto più a 360 gradi. Quindi, innanzitutto, parto dal mondo della canzone. Io ho iniziato proprio a scrivere giovanissimo, avevo 13 anni, già con i primi accordi di chitarra mi ero già accorto che il mio futuro era quello, cioè non era tanto il fatto tecnicamente di diventare un bravo chitarrista o un esecutore, ma era di fare musica mia. E difatti io in realtà ero partito come studio, avrei dovuto fare l'avvocato, lavoravo già in uno studio legale. E dopo 2 anni, ti lascio immaginare il povero avvocato Svara di Torino quando gli ho detto dall'oggi al domani: l'avvocato va a dire, ma come se ne va via così? Insomma, non sei neanche laureato, però hai già un ufficio, hai già dei clienti, sono felicissimo di te, perché poi facevo prove testimoniali, cose, mia corte d'appello era proprio, Grazie. e mi veniva anche bene la cosa. Ma vado a un altro, quando dico, ma dove vado? A Radio Centro 95, e in momenti sbiadico, come? Radio Centro, perché poi a quei tempi le chiamavano radio pirate, neanche private. Sì, è vero. Sì, non c'era ancora la regolamentazione, cioè, erano praticamente dei tecnici d'alta frequenza che andavano sulla Maddalena in collina, il primo che arrivava come nel Far West nel cercare, no? Piazzava su un'antenna e poi due piatti da casa, adesso non lo so anch'io. Però questo, avevo intuito cosa poteva esserci dietro, tutto questo mondo che stava per nascere. A parte che, vabbè, anche come pensiero mio individuale mi aveva sempre un po' fatto arrabbiare la cosa, no? Dico, ma insomma, in un paese democratico come l'Italia, con la Costituzione che prevede che addirittura tu, come singolo cittadino, volendo, hai la possibilità anche di fondare un partito politico, di aprire un giornale, quindi di manifestare il tuo pensiero, eccetera, su carta stampata, in Parlamento, eccetera, però via etere. Non hai questa possibilità. Le frequenze sono per la polizia, i carabinieri, l'aeroporto e la RAI. Basta, tu non puoi entrarci. Questa cosa non mi sembrava. Difatti, noi da ragazzini si ascoltava,
Radio Luxembourg, e la prima radio comunque locale che è nata, si chiamava Veronica, trasmettevano da una nave fuori dalle acque territoriali, quindi avevano il mare davanti, non c'erano ostacoli in FM, arrivava il segnale, nessuno poteva dirgli niente, no? Cioè, era a quei livelli lì. E sono impazzito per questa cosa. Anche perché ho intravisto, innanzitutto c'è il fatto di col microfono gli ascoltatori prendono la chitarra, canto, mi sentono in diretta, cioè snellisco le cose, no? Così come avere gli ascoltatori che comunque diventano poi dei miei amici, sono quelli che poi vengono a teatro a sentirti e queste cose qua. E poi comunque il fatto stesso di essere immerso, perché sei anche un po' obbligato, no? Ad andare nei negozi di dischi, a sceglierti le cose, ascoltare, Sì. impegnarti, eccetera. Quindi diventa il tuo pane quotidiano. Da lì poi il passo è stato anche abbastanza breve, perché ovviamente se sai scrivere, sai comunque, conosci l'ascoltatore, sai scrivere una canzone, scrivere anche un jingle per la pubblicità, cioè è un attimo, no? Quindi a fare anche Asta del Mobile, tutta un'altra musica, no? Cioè, una cosa piuttosto veloce, e quindi sono anche entrato in questo mondo qui. Ci sei ancora, Laura? Penso è andata via la comunicazione. Forse ho parlato troppo, perché attualmente mi vedo in onda solo io. Non posso dire mando la pubblicità perché non sono attrezzato dal mio studio per fare questo. Faccio una cosa proprio come si fa in diretta televisiva. Faccio che provare a chiamarti e vediamo che cosa è successo. Ti stavo chiamando io, appunto. Sì, no, io mi sto vedendo e sto facendo la telefonata, penso di essere in diretta. Mi vedo soltanto io. Ok, co ricontinuo a raccontare, va bene. Allora, ok, va bene. Mi dicono che devo continuare a raccontare e quindi lo faccio approfittandone. Per dirvi le mie ultime situazioni artistiche. Allora, dall'anno scorso ho chiuso un accordo con la Tost Record, che è un'etichetta discografica storica, cioè dal 1985 torinese, con Giulio Tedeschi, che mi produce il mio ultimo album che si chiama Piazza Solferino. E dovevamo già uscire anche col disco fisico in primavera, poi nonché anche avevamo una serie di date di concerti già pronte, ma però purtroppo non siamo riusciti a mandare avanti il discorso per il lockdown che c'è stato. Adesso con la ripartenza vediamo di rifarci, e questa è questo è il documento che comprova tutto ciò. Sabato prossimo 29 alla Cascina Le Valdere ci sarà la terza edizione, la terza rassegna di Moncalieri Incanta, della quale io sono direttore artistico, e una manifestazione creata dalla mia associazione culturale Magica Torino. Io sono il vicepresidente di questa associazione, noi organizziamo eventi culturali, mostre, concerti, eccetera. E questo sabato sul palco ci saranno gli Amish, che sono una band molto interessante, che canta praticamente su un sound molto, molto moderno, molto attuale, in piemontese, quindi è una cosa veramente mo mo molto interessante. E poi ci sarà mia figlia con me, faremo anche una canzone insieme, tratta dall'ultimo album
appunto Piazza Solferino, una canzone di Lucio Battisti che io ho sistemato un po' a modo nostro. Ci sarà anche Marco Roagna con noi, la chitarra, che è un bluesman torinese veramente di grande talento. E il tutto ovviamente condito da notizie appunto che arrivano dalla Tosta Record di Torino. E Yo-Yo Mundi. Yo-Yo Mundi sono una band molto, molto interessante, un gruppo storico che si occupa appunto di canzone rock folk, molto amato anche nell'ambiente. Anche Paolo Conte ha parlato molto, molto bene di loro. Hanno fatto colonne sonore, hanno fatto teatro e saranno con noi in questa rassegna appunto Moncalieri in Canta, che per il terzo anno abbiamo la fortuna di poterci vivere insieme. Doveva essere ad aprile al Teatro Matteotti, ma vista la situazione, insomma, la faremo all'aperto. Vi prego soltanto di unirvi alle mie preghiere. Vediamo di preghiamo il cielo di non farci vedere, perché è Sì, in all'aperto. quel momento, infatti, fino adesso, grazie Gigi e mi scuso, ma è successo qualcosa. Purtroppo, nonostante le ripetute richieste da quasi 3 mesi, non riesco ad avere una connessione che funzioni meglio e quindi insomma va così per adesso. Spero che la situazione cambia a breve. Quindi scusate se sono scomparsa, ma ho seguito e ti interrompo solo brevemente per salutare Carlo Bono, Gabriella Perugini, Mirella Zamboni, Giusy Ferraris, ancora Tiziano e Alessandra, Sauro Olivieri, Toni Salvo, Federico Formica, Ugo Viola, che Grazie. conosciamo bene. Ciao Ugo, Pierpaolo Pollini, Maria Pia Galato Francos, Peppe Dino. Lorenza Pininfarina chiede se durante il confinamento la radio non ha avuto maggiori ascolti e lei personalmente sostiene di averla riscoperta. Ti aggiungo alla sua domanda l'altra domanda mia, che insomma non si riferisce solo alla radio, ma in generale, così magari ci puoi rispondere, può rispondere sia Lorenzo sia me, rispetto a quello che hai imparato in questo periodo, è la luce di quello che hai imparato, e possiamo parlare di radio, ma possiamo parlare anche di altro, qual è la tua lettura del futuro? Dunque, per quanto riguarda l'ascolto della radio, ha azzeccato in pieno. Sono arrivate nelle indagini e abbiamo visto con matematica precisione che durante il periodo del lockdown sono aumentati gli ascolti, però la cosa che ci ha fatto molto piacere è che innanzitutto poi la tipologia e l'approccio sono cambiati nei confronti della radio, nel senso che interagivano molto di più, ci hanno scritto molto di più le persone, quindi hanno visto ovviamente nella solitudine domestica questa voce che entrava nelle loro case diventava comunque una persona amica, no? Perché quindi potersi confrontare e scambiarsi emozioni, pensieri, eccetera. E poi però questo discorso è comunque continuato. È continuato perché cioè ha fatto riscoprire comunque proprio il meccanismo della radio. Io oltretutto, per quanto ovviamente c'è il supporto dell'immagine, rispetto e amo la televisione da sempre, però questo primo amore per la radio l'ho sempre avuto e mai mi andrà via. Secondo me la radio è qualcosa di più intimo, di più personale, e poi c'è una grande cosa, secondo me, da tenere presente, che mentre qualsiasi mezzo video, comunque anche la televisione, sposta la nostra attenzione in maniera totale, quindi comunque ci prende la fetta di tempo in toto, invece la radio è un'amica discreta, tu puoi continuare a fare le tue cose, leggere, scrivere, studiare, cucinare, guidare l'auto, mettete,
E continuare ad avere una compagnia e comunque una voce amica e della buona musica, eccetera. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, che cosa è cambiato, a mille, assolutamente la rivalutazione di tutto ciò, e qui rientro nel discorso, ecco perché mi sei sempre piaciuta, sei una bellissima persona. Perché tu sei proprio a difesa dell'arte, no? Cioè, l'arte e della cultura. Perché sono effettivamente la salvezza del mondo. Sapere, Laura Pompeo, oltretutto l'ho detto in radio e lo dico anche qui nella tua trasmissione, poi lo dico anche da cittadino moncalierese. Cioè, Moncalieri, che oltretutto è un gioiellino proprio tra le colline del Po, a ridosso della città, quindi ha una sua storia, ha una bellezza architettonica e tutto, ma comunque era una cartolina silente, no? Lì quasi dimenticata dal mondo. Da quando ci sei tu ha preso una vita, no? Meravigliosa, perché hai dato vita a tutto, no? Cioè, dal recupero delle zone industriali delle fonderie di limone, hai ridato vita al castello, al giardino delle rose, hai fatto parlare di sé la biblioteca, e comunque sei sempre molto dalla nostra parte, e in maniera, devo dire, molto bella, perché sai esattamente dosare tutto, perché c'è veramente spazio per tutti, no? Dal teatro circense al teatro impegnato alla letteratura, alla poesia, alla musica, ma non soltanto quella pop, c'è anche quella classica, c'è anche quella, insomma, è proprio, sta diventando la città degli artisti, insomma. Bella questa cosa, veramente. E Grazie, quindi mi appunto, mi voglio fai uno ricollegare scherzo. a quel discorso, Grazie. perché il lockdown, secondo me, in generale comunque ha portato, così come io difatti mi sono ispirato a quello, ho scritto una canzone, Il mare non lo sa, no? Il mio produttore discografico mi dice: ma come stai? Guarda, sto male, però devo dire una cosa, mi sono affacciato alla finestra e ho visto, erano anni e anni e anni che non rivedevo le rondini volare sulla città, no? Perché comunque il fatto di fermarsi, di smettere di inquinare, eccetera. Quindi sono una serie, secondo me, enorme di discorsi che sono stati rivalutati, del rispetto comunque della natura, dell'aria che respiriamo, al fatto, ai sentimenti, quelli veri, cioè che alle volte sono più importanti 10 amici veri che 50.000 contatti con i quali gli mandi la cartolina su Facebook e basta, cioè, no? Così come la bellezza della musica, di potersi ritrovare, e quanto ci manca una stretta di mano, un piacere, piacere, ti do il gomito, che brutta sta È cosa. Cioè, vero. è proprio brutta, deve finire. Vi prego, mondo degli scienziati in ascolto, stringiamo i denti e andiamo avanti. C'è cioè, un Andiamo abbraccio, avanti. la condivisione, perché è il concetto universale, no? Che ha tanti strati, no? Che va dall'amico, al fratello, al papà, al fidanzato, alla persona comunque che ti possono presentare questa sera, per cui puoi trovare un certo feeling immediato per la condivisione di certi pensieri, di certe emozioni, e questo è veramente il vero senso della vita. Quindi alla fine forse ci ha fatto rivalutare un po' il senso della vita, il vero senso della vita, Grazie. per cosa siamo, perché siamo qui, no? E che No, cosa c'è di più. su questo sicuramente è stato un elemento, poi ognuno certamente come per tutte le cose della vita ne fa l'uso che può farne, ma è stato veramente un elemento di trasformazione individuale, collettiva, uno strumento di trasformazione psicologica, trasformazione sociale, trasformazioni visibili e invisibili.
E se posso aggiungere, appunto, per quanto riguarda, hai parlato benissimo di cultura, hai parlato di bellezza. Ecco, io sono convinta e so che lo sei, che condividi e che lo sai anche tu, la cultura e la bellezza ci hanno insegnato molto, ci hanno aiutato molto in questo periodo. Abbiamo capito che magari non ci permettono, sicuramente non ci permettono di guardare le cose in maniera molto scientifica, ma sicuramente molto umana, molto molto umana, ed è stato quello ed è quello di cui ci dobbiamo ricordare, di cui abbiamo bisogno, e anche per questo ben venga la ripresa, anche abbiamo ripreso l'attività, mi fa piacere tanto che tu abbia ricordato Moncalieri, abbiamo ripreso l'attività all'inizio di luglio con un grande successo in un posto stupendo, anzi in due posti stupendi, sono la Cascina Le Vallere, un posto che non abbiamo mai potuto usare prima, Anche lui, mi hai sono venuta visto? Non mi c'è. tantissimo fa. Arrivi tu, battuta magica, tac. Comodo, ampio, senza pericoli, un anfiteatro all'interno di questa cascina settecentesca, un Bellissimo. posto veramente stupendo. Ringrazio l'ente parco che ce l'ha messo a disposizione perché è una struttura regionale. Gentilissimo. E poi il giardino delle rose del Castello Reale. Quindi, insomma, abbiamo utilizzato questi due posti in estrema sicurezza e mi fa piacere, dopo questa brevissima pausa agostana del centro di agosto, in realtà, perché ancora 7-8 agosto lì, riprendere con Magica Torino, con te in particolare e con tutti i collaboratori che hai citato, con questo festival di successo straordinario e anche unico, credo, perché ci abbiamo lavorato. La cosa bella, devo dire, e ti È ringrazio per i nata complimenti, ma insieme no, negli infatti, più anni. che per i complimenti che ovviamente mi lusingano e te ne sono grata, mi fa piacere il fatto che abbiamo lavorato insieme. Questo è il bello per me. Io non ho fatto la mia attività in questi anni tagliando nastri, ma ho fatto la mia attività progettando con tutti i professionisti, gli artisti e le associazioni. È stato un lavoro continuo, sempre proprio di dettaglio, e mi fa piacere essere in qualche modo, come dire, in piccola parte anche autrice di questo, se posso No, dire, nel assolutamente. senso che che è diventato proprio un festival della canzone d'autore. Certo. Piemontese e che sia interessante perché c'è un recupero delle tradizioni, ma tradizioni come occasioni di crescita e sguardo sul futuro. È proprio veramente, credo, la rappresentazione perfetta di quello che oggi dice con un termine inglese glocal, cioè il Per locale rilanciare il territorio, insieme assolutamente. Certo, c'è la al locale. E scuola quindi romana. veramente sì, quest'anno veramente ancora di più, ma già gli altri anni abbiamo avuto Giorgio Conte, abbiamo avuto Castelnuovo e sempre è stato apprezzatissimo e frequentatissimo. Quest'anno, insomma, speriamo, Non è preghiamo per in questo momento, in quel momento. Io ti saluto ancora anche da parte di Lorenza Pininfarina che ti ringrazia per la Ciao, risposta grazie. e ti saluto anche da parte, la saluto Lorenza Patriarca, Gianfranco Spagna, Paola Monzolon, Peppe Dino, Elena D'Ambrogio Navone, Nir Picco, Giusy Galluzzo, Giovanna Benzoni, Caterina Seia. Insomma, sono tantissimi i nostri amici, i tuoi amici, i miei amici, gli amici comuni e non comuni che ci salutano e che ti salutano, che apprezzano. Grazie. Anch'io ti ringrazio, Gigi. Chiedo sempre agli amici e alle amiche, ovviamente, di condividere il video, glielo ricordo. Mando un abbraccio per ora virtuale, sabato, insomma, quantomeno in presenza, magari non troppo. Perché non si può, no, ma un abbraccio a te, un ringraziamento, un abbraccio e un ringraziamento
a tutti coloro, gli amici e le amiche che ci seguono da casa, felice davvero di aver ripreso questi appuntamenti, mi mancavano e quindi e mi mancavate, quindi sono davvero contenta, per me è una ricchezza, e quindi vi do appuntamento a sabato 29 agosto. Intanto vi do appuntamento a sabato sera ore 21, Cascina le Vallere, Moncalieri, al confine con Torino. Posto comodissimo, parcheggio stupendo, veramente se non lo conoscete ne sarete incantati, con Moncalieri Incanta, quindi insomma faccio anche un po' di Bravo, e bravo, sei grande, no? Grande, grande. però prima di essere là ci vediamo qua alle 19 in diretta, sempre in diretta Facebook, con il nostro prossimo ospite che sarà Piero Figus, amministratore delegato di Linea Azzurra Bus e presidente del Lions Club Moncalieri Castello. Con lui parleremo sia di azioni benefiche sul territorio, non solo dei service dei Lions, ma soprattutto parleremo di turismo, che è un tema che ovviamente ci riguarda tutti perché ne usufruiamo, ma di turismo vivrebbe molto meglio, e quindi con Piero parleremo anche di questo. Saluto ancora a tutti coloro che ci stanno scrivendo, e allora a sabato e Grazie. grazie. Gigi, Io, puoi l'ultima salutare? cosa, da lunedì, a chi interessa, dalle 21 alle 23, ogni sera la diretta di Io Robinson su Radio Reporter Torino, dalle ore 21 alle 23, quello spazio che vi accompagna dal giorno alla notte, dove spero di riaverti presto anche in trasmissione, Laura. Grazie e Grazie. complimenti per questa bellissima iniziativa, sei grande come sempre, lo sai. Grazie, grazie a te, grazie a tutti, grazie a tutti. Ci vedremo, ci sentiremo su Radio Reporter Torino. La trasmissione, ecco, anche qui mi permetto di promuoverla perché veramente non ne ha bisogno, ma ricordo che è bellissima. Quindi per la scelta, le scelte musicali, per gli ospiti e per la voce straordinaria di Gigi Antinucci, che veramente. Buona serata a tutti e grazie, a presto. Ciao Gigi, ciao. Grazie. Ciao. Ciao.